Questo inusuale progetto, con tutte le casse acustiche che vedete alle mie spalle, è un'idea che nasce da ricerche già fatte per decenni in Asia, dai cinesi, dai coreani, dai giapponesi e dagli indiani, e l'ho trasferita sul vigneto. E quindi ho cominciato con la sperimentazione cosiddetta fonobiologica. Hanno scatenato un boom mediatico negli anni nel 2005-2006, sicché qui è venuta tutta la comunicazione del mondo, dalle televisioni americane ai giornali, anche a accertare che effettivamente ci fosse una serietà scientifica dietro questo progetto. Tra i lettori, il professor Amar Bose. Bose era il fondatore e creatore della Bose Corporate, Bose Foundation di Boston, ma questo personaggio di origine indiana mi ha aiutato e non solo ha finanziato il progetto, ha anche fatto sì che fossero sostituiti da 80 diffusori della Bose. La musica non è acqua, la musica è un'onda energetica che serve a proteggere e a irrobustire la pianta e nello stesso tempo aumenta la qualità dei polifenoli e la qualità del vino. La musica classica, in quanto onde sonore a bassa frequenza, ha molteplici effetti, fra cui quello di aumentare tutte le attività metaboliche della pianta. In particolare sulla vite si ha una maggiore resistenza della pianta agli stress ambientali, agli stress dovuti ai patogeni, e per questo qui si può ridurre drasticamente l'utilizzo del rame e dello zolfo, ottenendo un prodotto più sano e anche un ambiente più sano. Sull'uva ha un effetto fantastico, cioè è quello di aumentare, di incrementare molto la quantità di antociani e di polifenoli, che sono tutti quei composti che rendono poi il vino più complesso, più strutturato, più buono e più sano per l'uomo anche. Il paradiso di Frassina, qui a Montalcino, risale all'anno 1000. Qui facevano il vino 5 famiglie nel Medioevo, e quindi io sento, è come se aleggiassero tutte queste voci di bimbi, di uomini, di donne, di vecchi, e questo mi ha dato anche la spinta per arrivare a sperimentare la musica, perché questo è un posto magico. Ma ricordatevi che il vino non è solo il liquido che beviamo, ma è l'armonia di tutto ciò che l'avvolge. Questo è il vino. Vidrala es el cuarto fabricante de envases de vidrio para alimentación y bebidas de Europa Occidental. Tenemos 8 plantas de producción en 5 países diferentes. Al año producimos 6.000 millones de envases para atender a 1.600 clientes satisfechos. Esto nos supone una facturación anual de 800 millones de euros aproximadamente. Vidrala es una empresa cotizada en bolsa cuya capitalización asciende a unos 1.000 millones de euros. Nuestras fortalezas radican fundamentalmente en el servicio y la orientación al cliente, la innovación y la apuesta por la sostenibilidad. El mercado toscano del vino es un mercado muy importante all'interno del panorama vitivinicolo italiano. Quest'anno abbiamo prodotto 2.600.000 ettolitri di vino. In un contesto naturale così non è pensabile produrre vino senza avere un occhio di riguardo per l'ambiente. Ed è in questo contesto che nasce il connubio tra il Paradiso di Frassina, azienda riconosciuta in tutto il mondo per la qualità dei suoi vini, e la Vidrala, dove da 50 anni produciamo bottiglie, cercando di mantenere al minimo la nostra impronta ecologica, ma al tempo stesso offrendo un servizio ottimale a clienti grandi, medi e piccoli. Per produrre il vetro occorrono i 4 elementi. La terra attraverso la sabbia, il fuoco per fonderla, l'aria per soffiarla e l'acqua per raffreddare il processo. Per questo è così importante l'armonia tra gli elementi. In Vidrala crediamo fortemente in quello che è lo sviluppo sostenibile e in quello che è il rispetto dell'ambiente. Le due colonne che supportano la nostra visione al futuro sono la sostenibilità ambientale e il servizio al cliente. In questi giorni poi, dove i nostri clienti si trovano ad esportare in mercati sempre più lontani, sempre più nuovi, la richiesta che ci viene dal mercato è quella di produrre contenitori più leggeri perché siano più sostenibili, più economici sia nella ricezione sia nell'invio a mercati sempre più lontani e con performance sempre maggiori. Il vetro è il miglior materiale per conservare il vino,
è completamente inerte, non c'è nessuna sostanza ed è infinite volte riutilizzabile e riciclabile. Non esiste un altro materiale sulla Terra che possa essere riciclato infinite volte.